Buongiorno, siamo alla domenica mattina del 18 novembre al congresso di Rientro Dolce. Mi si sente? Sì, no. Questa mattina i lavori ricominciano con... ok, parli però. Ricominciano con un intervento di Stefano Pelosi di Transition Town Italia, poi continueranno con il dibattito generale. Ricordo che alle 11 è il termine per il deposito delle mozioni, alle 11.30 è il termine per il deposito degli emendamenti e delle sessioni a parlare. La parola allora a Stefano. Buongiorno a tutti, intanto io sono uno dei facilitatori di Transition Italia e lavoro a Bologna in un quartiere dove abbiamo fatto nascere un'iniziativa di transizione, l'AMI in transizione, un quartiere di Bologna. Dunque, io volevo intanto utilizzare una presentazione, la presentazione classica che usiamo, che è una prima parte, c'è una sorta di analisi della situazione attuale che facciamo noi e poi dopo la spiegazione di cos'è una città di transizione, no? La prima parte magari la riduco al minimo, tanto sono argomenti, sono cose che voi sicuramente conoscete. E, volevo iniziare dalla definizione che diamo, no, di città di transizione, cioè del movimento, anzi, è un movimento che si propone di traghettare la nostra società industrializzata dalla situazione attuale, no, che definiamo come... la logica di sfruttamento delle risorse a un altro tipo di società che sia libera dal petrolio innanzitutto, che abbia una concezione di sviluppo sostenibile e poi che soprattutto che riesca ad aumentare la nostra resilienza. Per resilienza intendiamo la capacità di un sistema qualsiasi, un sistema naturale ma anche un sistema di persone, una società, di assorbire degli shock esterni senza per questo perdere la propria funzionalità. E quindi vai in c'era scritto resilienza. Presentazioni, che alla cartella presentazioni. Ok, presentazione 19-12. Avanti uno. Questa qui è la definizione. È una definizione molto stringata, ma ci sono dentro tutti gli elementi. Innanzitutto il fatto di vedere questo movimento, di vedere la transizione come un percorso. No, transizione è proprio il passaggio da una situazione ad un'altra. E questo percorso deve essere poi, non è una ricetta che possiamo dare e che va bene per tutti, è un percorso che ogni comunità si deve costruire in base all'analisi che fa della situazione e in base alla consapevolezza delle risorse che ha a disposizione. Quindi non può essere una ricetta valida per tutti, ognuno deve costruire il suo percorso, ogni comunità ha delle differenze rispetto ad altri e quindi è importante appunto questa consapevolezza sia dei problemi che delle risorse che abbiamo a disposizione. Se vai avanti, allora ecco, questa nell'analisi che facciamo noi di solito, questi sono i problemi che diamo, no? Cioè la definizione delle cose che secondo noi incidono un po' nella nostra società. Ce n'è abbastanza, ce n'è per tutti, se vogliamo ne possiamo anche aggiungere, ma non mi fermerei su questi perché comunque insomma l'analisi di tutte queste cose sarebbe lunga e complicata. Preferisco piuttosto, vai pure avanti,
ed è la cosa che faccio sempre più spesso, analizzare magari questi punti attraverso tre dinamiche, attraverso tre cose in particolare, cioè i sistemi complessi e quindi la visione globale, no? Una cosa che manca assolutamente. La nostra società, così come la conosciamo, si è sviluppata secondo un modello riduzionistico delle cose, no? È una teoria nata ancora prima della rivoluzione industriale e tende a semplificare tutto. Il risultato sono tutti quei problemi che abbiamo visto adesso. Senza la visione globale non riusciamo ad immaginarci che tutto sia un insieme e che quindi, ad esempio, riprodurre rifiuti è un problema che nasce da questa cosa. Nel mondo non c'è un essere vivente che produca rifiuti, perché quello che è rifiuto per una specie è una risorsa per un'altra. Non per noi, no. Noi abbiamo riempito ormai il mondo di rifiuti. E quindi tutta la teoria della complessità e i sistemi complessi che manifestano tutto sommato un comportamento emergente che è il risultato dell'insieme, ed è una cosa che non ci si potrebbe aspettare dalla somma. Stefano, scusami, siccome in collegamento non riescono a vedere quello che appare, se tu puoi prima di spiegarlo leggerlo un attimo. Ah, ok. Ok, grazie. Va bene, però vai avanti ancora. Ecco, dicevo, questa cosa del comportamento emergente, no? Che è la caratteristica, la proprietà di questi sistemi complessi. Cioè il comportamento dei sistemi complessi non può essere compreso a partire dal comportamento dei singoli elementi che lo compongono. L'interazione tra i singoli elementi determina un comportamento globale dei sistemi con proprietà e caratteristiche che possono essere completamente estranee agli elementi singoli. Questa è la caratteristica, no? È il comportamento emergente. Ad esempio, vai avanti. E quindi ci porta all'obiettivo di ricercare la teoria, cioè la complessità, la visione olistica, no? Che si contrappone alla visione riduzionistica. Vai pure. Uno di questi comportamenti, sicuramente quello che ci interessa più da vicino, no? È il comportamento emergente del sistema climatico terrestre, che è il risultato del riscaldamento globale, no? Allora, se noi analizzassimo le cose semplicemente, cioè questo è un grafico che ci dimostra come negli ultimi 400.000 anni temperatura, CO2 siano legate, no? nella variazione climatica, e quindi noi ci potremmo aspettare che in questo momento ci sia un riscaldamento terrestre, però se guardiamo bene, negli ultimi 400.000 anni la percentuale di CO2 non ha mai superato le 280-300 parti per milione. Il problema è che noi adesso siamo oltre i 390, siamo quasi a 400 parti per milione, e questo non è mai successo, no? Negli ultimi 400, ma neanche negli ultimi 800.000 anni. E quindi, cioè, allora qual è il problema? Il problema è che questo sistema complesso, il sistema Terra, probabilmente è in grado, no, di assorbire questa variazione anomala. La domanda è fino a quando? Quindi, cioè, le manifestazioni che vediamo tutto sommato sono gravi, no? Lo scioglimento del polo, eccetera. Ma potrebbe arrivare un momento in cui il sistema Terra non riesce più ad assorbire questa variazione così forte. Avanti. L'altro aspetto che mi piace sottolineare è il comportamento dell'informazione. No? L'informazione, i giornali, i media ci danno, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento globale, come una cosa assodata, ma neanche sempre, cioè, ci sono comunque delle fonti che continuano a negare, no? Allora, se noi facciamo un'analisi invece, di qual è la percezione del problema, no? Noi abbiamo questa situazione, cioè per una fonte che ci dice che sì, è vero,
riscaldamento globale è una cosa reale, c'è, ce n'è sicuramente un'altra che continua a negare questa cosa. E questa è la percezione attraverso i media. Ma se noi andiamo a vedere invece davanti, se noi andiamo a vedere la stessa cosa attraverso i dati scientifici, questa è la proporzione delle fonti. Però non si vede bene. Vai avanti, ancora un po'. Ecco, questo è quello che ci dicono, no, gli studi scientifici. Ripeto, non gli articoli di giornale, studi scientifici. È stato preso a campione un 10% di tutti gli studi, e su un migliaio di documenti ce n'erano tre che negavano l'esistenza del riscaldamento globale. Di questi tre, due erano stati commissionati dalle multinazionali del petrolio, quindi insomma la proporzione reale è questa. Quindi la stampa che continua a negare, no, questa cosa, o che comunque pone sempre dei dubbi, perché ci sono sempre delle cose nuove che potrebbero risolvere il problema, non fa altro che peggiorare la situazione, perché dà la sensazione a tutti che sia una cosa risolvibile, che tanto una soluzione ci sarà, e invece non è così. Basta estinguersi. Sì, esatto. Allo stesso modo, vai pure avanti, adesso l'informazione che ci giunge ha lo stesso comportamento con il picco del petrolio. Ma qui immagino che voi conosciate già bene qual è la situazione, io andrei avanti perché è abbastanza. Questo ad esempio è un grafico abbastanza esplicativo. In rosso c'è la domanda che continua a salire. Adesso consumiamo circa 85 milioni di barili di petrolio al giorno, per il 2030 si parla di circa 105 milioni, no? Però in realtà si vede che la produzione già comincia. Adesso è stabile, probabilmente calerà, ma soprattutto sono le scoperte che mancano. Cioè dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, non si sono più scoperti i giacimenti. Questo è il problema, cioè il picco delle scoperte c'è già stato. Adesso non ce n'è abbastanza per sopperire al fabbisogno di quei 105 milioni. E quindi la stampa, cioè una parte della stampa ne parla come un dato reale, insomma, no? lo accetta, ma naturalmente questa informazione a noi non è ancora arrivata, perlomeno alla nostra stampa, alla nostra televisione. Vai avanti. E questa è la teoria di Abbert, no? Cioè con la famosa curva a campana che lui ha elaborato nel 56, quindi in tempi... A cappello di prete, prego. A cappello di prete. E lui ha elaborato nel 56, quindi in tempi non sospetti, no? Ma la cosa importante è che questo tipo di curva è uguale per tutte le risorse. Quando all'inizio abbiamo visto la slide in cui c'era il picco dei minerali, il picco di tutto, cioè il comportamento delle risorse è questo, cioè uno arriva velocemente al massimo dell'utilizzo, dello sfruttamento, perché tutto sommato estrae la parte più semplice, no? Fino adesso il petrolio, cioè bastava andare in Iraq, fare un buco per terra e trovare il petrolio. Quando poi si tratta di andare nel Golfo del Messico e di andare 1500 metri sotto l'acqua e poi 2000 metri sotto terra, comincia a diventare un po' più complessa. E infatti, no, quella stessa tecnologia che permette una cosa del genere non aveva una soluzione per il problema che si è presentato, ma era naturale, no, che ci sarebbe stato un problema del genere. Ne parlava Luca Pardi l'altra volta quando è venuto a farci, cioè la complessità di queste cose, quindi i sistemi complessi, è tale che è chiaro che un incidente prima o poi avviene, non è, finché sei per terra, ma poi quando cominci ad andare in un elemento che noi non usiamo molto, no, come l'acqua, questa cosa poi comunque è un dato di fatto, no?
questo signore è stato incaricato da Bush figlio, petroliere, no, nel 2004, di fare questa ricerca, cioè di fare un'analisi attenta di qual era la situazione della disponibilità degli idrocarburi. Lui ha fatto il suo lavoro e tutto quanto, nel 2005 gli ha presentato questa relazione, che poi è stata messa nel cassetto e non se ne è più parlato. Ma questo signore che cosa dice in definitiva? Dice che questo problema che c'è, se affrontato nel 2005, no? Quindi con un po' di tempo davanti, sarà comunque un impegno notevole, però nell'arco dei 20 anni si può affrontare. Se noi aspettiamo, e abbiamo già aspettato 7 anni rispetto al suo intervento, e abbiamo a disposizione 10 anni, no? L'impegno che comporterà questa cosa, lui è americano, quindi parlava degli Stati Uniti, l'impegno che comporterà questa cosa sarà esattamente uguale a quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. C'è un paese che a un certo punto si ferma e comincia a lavorare solo per produrre armi. Quindi un impegno totale. Come dire che a un certo punto bisognerà lasciar perdere qualsiasi cosa e occuparci solo di quel problema. Hanno cominciato con circa. Sì, esatto. No, senza considerare che appunto. Lì è la virgola sbagliata, eh. Andate indietro. Vai indietro un attimo. Se no non si capisce niente. Scusate, no. Allora, mitigazione, virgola, i costi economici, politici e sociali saranno senza precedenti. Sì, giusto. Se no non si capisce. Se no non si capisce. Già capiamo poco. Se non ci sono le virgole al punto giusto diventa un'interpretazione ancora più difficile poi, no? Esatto. Approviamo il suggerimento di Nicolino, da intendersi con la correzione. Sì, per la prossima volta. Sì. Dai. Comunque poi ci sono documenti che lo danno per scontato. Questo è un documento delle forze armate americane nel 2010, in cui loro danno per scontato che nel 2012 ci sarà la parità tra domanda e offerta, e quindi già nel 2015 mancherà un 10% di produzione. Questo che cosa comporta? Che poi sia picco del petrolio, no, non, cioè, però cambia totalmente le cose, perché fino ad oggi, no, per quanto noi richiedessimo petrolio greggio, c'era comunque una produzione tale da soddisfare tutta la domanda. Nel momento invece in cui cambia questa cosa diventa un po' più complicato, perché a quel punto sarà proprio veramente domanda e offerta, no? Cioè tu chiedi più di quanto ti viene offerto, che cosa fa? Aumenta il prezzo. E per la nostra società, che comunque fino a una decina d'anni fa riusciva ad avere comunque petrolio a $30 al barile, passare ai 100 quasi, a cui siamo adesso, e immaginare di avere un prezzo ancora più alto è dirompente. Cioè il nostro sviluppo, no? la crescita come continuano a immaginarla, con quei prezzi è impossibile, non siamo preparati a questo tipo di cose, quindi ce la possiamo proprio dimenticare. Ma, e queste cose appunto si sanno. In questo documento poi c'è un aspetto abbastanza inquietante, che l'esercito degli Stati Uniti si propone come calmieratore della situazione, e sappiamo già che strumenti usano, insomma, quindi vai avanti. Ma anche i Lloyd di Londra propongono ai loro investitori di diversificare, puntare su, no, sulle energie rinnovabili. Quindi se lo dicono loro, evidentemente hanno fatto delle analisi abbastanza complete, right? E poi c'è questa cosa. Obama nel 2010 ha detto esattamente che per decenni abbiamo saputo che i giorni del petrolio facile a buon mercato erano in numero finito. Per decenni abbiamo parlato a proposito della necessità di terminare la sottrazione americana per i combustibili, no? Che dura da più di un secolo. Per decenni non siamo riusciti ad agire con il senso di urgenza
e questa sfida richiede. Ma anche lì quelle virgole, no? C'è la virgola. No? Guarda, io non mi sono soffermato alle virgole, devo dire la verità. Non ci ho badato molto. In effetti cambiano il senso delle cose, lo so. Se io brutto amico, virgola, invece brutto virgola, amico virgola, cambia completamente, è vero. Ma allora mi impegnerò a risistemarlo. Non ditemi pedante, ma ho lavorato come papà per fare le tesi e per scrivere per altri. Poi ci sono dichiarazioni come questa. Infatti Birol, che è il capo economista IEA, lo IEA è l'International Energy Agency, creata nel 73, no? dopo i problemi, crearono questa agenzia internazionale che aveva il compito di mantenere un po' la situazione sotto controllo. In un convegno, quindi pubblico ufficiale, si lascia andare a questa affermazione. Lasciamo il petrolio prima che sia lui a lasciare noi. Questa è carina. Cioè, detto da lui, è veramente carina. Vai avanti. E poi ci sono questi outlook annuali che l'OIEA pubblica. Si trovano facilmente in rete, quindi... E ci sono affermazioni. Nel 2008 dice il declino della capacità produttiva è previsto tra il 6,7 e l'8,6% nel momento in cui raggiungeremo il picco. No? Nel momento in cui hai raggiunto il picco, a quel punto ci sarà questo declino, perché, ma questo è provato, sì, perché no? Qualsiasi campo petrolifero, qualsiasi paese, no, che ha questa produzione, è ormai accertato che quando comincia questo calo è un calo di questa entità, quindi è abbastanza consistente. Però poi dopo si riprendono l'anno successivo, invece continuano ad affermare che saranno in grado, no, di darci questi 105 milioni di barili di petrolio nel 2030. 105 sono 20 milioni di barili, un 25% in più. No, spaventerebbe chiunque un'affermazione del genere, ma loro la fanno con molta tranquillità, soprattutto mostrandoci questo grafico. Ecco, questo grafico è abbastanza particolare. In scuro la parte sotto è il petrolio quello tradizionale, diciamo, no? E anche loro lo danno per certo che sia in diminuzione la produzione. In rosa c'è il gas naturale, perché poi alla fine parliamo comunque sempre di prodotti assimilati, combustibili fossili. In giallo c'è quel petrolio non convenzionale, che è l'ultima frontiera delle estrazioni, che sono le sabbie bituminose del Canada, gli scisti, no? Queste cose che... A estrarle a momenti ci vuole più energia di quella che ricavi, ma pur di avere del liquido da consumare va bene tutto, no? Cioè, e come l'energia atomica. E poi alla fine c'è questo triangolo grigio e azzurro, no? Che viene definito il triangolo della speranza, perché si tratta, come vedete, di campi petroliferi ancora da sviluppare. Nel caso del grigio, nel caso dell'azzurro, sono campi petroliferi ancora da scoprire. Allora, cioè, come fai a proporre una cosa del genere basandoti su dei campi petroliferi ancora da scoprire? Cioè, immagino che sotto gli oceani ce ne sarà una quantità enorme, il problema è come estrarli, no? Ma soprattutto prima devi scoprirli. Esatto, che costo, no? Qual è il costo per estrarre? Facciamo una breve parentesi, c'è una sigla, l'ENROI, no? Che è il rapporto appunto tra l'energia che metti e l'energia che ne ricavi. All'inizio, quando i primi pozzi petroliferi avevano un rapporto di 1 a 100, cioè tu metti 1 di energia e ne ricavi 100. Ancora adesso i pozzi petroliferi iracheni, no, hanno un rapporto che si avvicina all'1,50, quindi è molto vantaggioso. Le sabbie bituminose del Canada hanno un rapporto di 1 a 3, 1 a 3 e mezzo.
cioè, e non è sostenibile, questo è chiaro, ma non è sostenibile neanche economicamente, cioè non è un rapporto che permetta di avere un surplus di energia tale, no, da essere economico come sviluppo della cosa, cioè è in perdita. Però è questa l'ultima frontiera, stanno devastando delle regioni enormi, perché l'operazione qual è? Prendere queste sabbie bituminose, il bitume è un petrolio molto sì, è molto duro, no? E per estrarlo dalla sabbia, facciamo un conto di metterlo in una lavatrice enorme, no? Ci metti dell'acqua, dei fiumi, col metano riscaldi tutto, separi le cose, tieni il petrolio e butti l'acqua. L'acqua, immaginate voi che razza di acqua può essere, viene lasciata andare, no? L'Alberta è uno stato centrale del Canada, è grandissimo, coperto di foreste, e i danni che stanno facendo sono impossibili, veramente impossibili. Però questo è il nostro sviluppo. Anche qui la stampa ci va a nozze. Addio Bitcoin, adesso è l'ora dello scegli. Quindi veramente siamo. Comunque, ad esempio, in altri articoli invece c'è chi lo dà per certo il tipo di petrolio. Quindi c'è sempre questa indecisione, no? Sì, no, ma non abbiamo mai un'informazione chiara e sicura. Vai avanti. Va bene, questa era una cosa poi a proposito del picco della salute, no? Che avevamo visto prima. Ci sono, cioè, l'età media cresce, viviamo in un mondo perfetto in cui ci sono le cure per tutto, vivremo sempre di più. Ci sono persone che dicono esattamente il contrario, cioè adesso riusciamo a raggiungere un'età media di 80 anni, ma sono persone che sono nate e cresciute in un ambiente completamente diverso. Cioè, chi nasce adesso e respira quest'aria che abbiamo qui arriva al 22° secolo. I nati di oggi hanno possibilità di arrivare a 88 anni, sì, e di vedere, sì, l'alba del 2030. Sì, sicuramente, ma i centenari sono sempre esistiti, anche quando l'età media era di 40 anni. Aumentano. Statisticamente, certo. Soltanto per l'igiene, non per le modifiche della medicina, è soltanto una questione igienica. Certo, però se andiamo a vedere la fase successiva, la dottoressa Gentilini, che abbiamo visto prima, è molto attiva sulla questione degli inceneritori. Lei vive a Forlì, una cittadina che ha due inceneritori, non uno, e insomma si è occupata di questa cosa abbastanza a fondo. Questa è la piantina che ci illustra, no, la riduzione dell'aspettativa media di vita nella pianura padana. Cioè, quindi la pianura padana va dalle prealpi a tutto l'Appennino, perché l'atmosfera non è che dici salgo 50 metri e respiro l'aria pura, cioè devi arrivare a 400-500 metri per non avere problemi, no? E quindi vediamo che l'aspettativa media di vita nella fascia centrale della pianura padana è una riduzione di 36 mesi, cioè una riduzione media di 36 mesi. Dove stai, scusa? Non c'è. Ecco, in nero, la parte in nero è la riduzione, no, più alta, e sono 36 mesi. 24 in rosso, 12 mesi di riduzione in arancione e giallo. Certo. Questa è la pianura padana. La pianura padana è una delle 5 aree più inquinate della Terra. Aspettativa di vita complessiva, non di vita sana. No, di vita complessiva, proprio in termini di riduzione. Quindi ognuno di noi ci lascia indietro 3 anni. Ma scusa, su che base c'è, cioè, questa scienza? Sulla media statistica. Le statistiche sono il più grande numero. Lo so, però la statistica dice che, ad esempio, in Italia, nella pianura padana ancora di più, l'aumento di casi di forme tumorali nell'infanzia è il doppio del resto d'Europa. Ma non è detto che convenga questo.
Certo. Non è detto. Proviene da questo, proviene dall'inquinamento della pianura padana. Sono fatti, i dati statistici sono anche geografici, cioè vedi proprio le aree vicino all'inceneritore. Infatti a Pavia, scusami, sì, detto, sì, certo. Ci sono delle statistiche di tumori, più tumori la provincia di Pavia è combinata peggio di Milano come provincia, solo che in realtà è una zona agricola Pavia, molto noce, molto verde, però questa statistica viene fortemente influenzata dalle aree che sono vicino a Corteolona, dove c'è un inceneritore che sta andando a doppianto senza che ce ne sia bisogno, e a San Nazaro, dove praticamente c'è una raffineria di petrolio. Quindi queste statistiche sono fatte, adesso chiaramente le statistiche uno può manipolare e fare, però queste sono abbastanza oggettive, cioè non sono contestate su questi dati, sono più che altro nascoste, non c'è nessun altro che arriva con la controstatistica. E sono proprio localizzati vicino a certi tipi di... quindi il motivo è che dici, ma non è detto che sia quello, è vero, però è difficile che proprio San Anzaldo, c'è la raffineria, la gente... abbia abitudini peggiori degli altri dal punto di vista igienico, quindi siamo però sempre nel campo della statistica, Nicolino, ci mancherebbe. Posso aggiungere qualcosa? Per quanto riguarda il problema giovanile, diciamo, un grave problema è è l'obesità infantile o subinfantile. Quello è un altro scolastico, perché oggi più o meno il surplus di peso in questa età, ma anche dai 2 anni in poi, è preparatoria a gruppi di 60 anni che sono diabetici, cardiopatici e compagnia bella, e ipertesi. Cioè, quella è una anche rivoluzione da fare. Non tanto nelle scuole, ma presso le mammine, i genitori, che tirano su maiali, scusatemi, cioè oggetti da ingrassaggio. Grazie, scusate. Prego, poi dopo facciamo anche un po' di dibattito. Sì. Non siamo rigidi, però. Sì. Dai, comunque vai avanti, era un aspetto... Era un'interruzione, come nella televisione. Vai, vai. Detto, consigli per gli acquisti. Stefano, vai pure avanti. Ecco, l'altro aspetto secondo me fondamentale è questa cosa qui, l'incapacità di comprendere la funzione esponenziale. Questo ho detto quasi. No, lo so. Ecco lì anche l'arte umana, la specie umana. Sì. Comunque è una misura di bozze eccezionale. La prossima volta gliele fai vedere. No, cominciamo anche perché la funzione esponenziale, no? la conoscerete tutti, è una funzione matematica importantissima e che è conosciuta da sempre, no? Cioè, non è una cosa che abbiamo scoperto l'altro giorno. Vai pure avanti. Non si rende conto. L'esponenziale è entropia, sono due cose che l'uomo non è, esatto, la curva classica è questa, no? E mette in relazione la crescita di un elemento qualsiasi che prendiamo in considerazione rispetto ad intervalli di tempo regolari. Si vede meglio nella prossima. Ecco, la curva che rappresenta graficamente questa cosa è questa, cioè prima una parte orizzontale in cui la crescita è comunque esponenziale ma i numeri sono piccoli, no? E poi invece c'è il punto di svolta e la curva si trasforma in verticale. Questo ad esempio è lo sviluppo dei batteri, no? Del numero dei batteri. Ipotizziamo che raddoppino una volta al giorno e in 20 giorni arriviamo al 1.000.000 di elementi. A quel punto il numero diventa enorme, no? Molto rapidamente. Vai pure avanti. Vabbè, questa è la storia della scacchiera del cortigiano da Versailles. No? Che vince, esatto. 2 chicchi di riso, e dice: vabbè, mi dai un chicco di riso nella prima casella, 2 chicchi nella seconda e via di seguito. Arrivi a 21 caselle che sei al milione, alla 31esima sei al miliardo. A quel punto il re di Persia aveva finito il riso e il cortigiano si porta a casa il riso e anche la scacchiera. Questo numero alla 64esima casella non saprei neanche come interpretarlo, magari se c'è qualcuno sì, c'è,
Mi sembrava un'altra cosa che poi ti ha tagliato la testa. Sì, non mi ricordo bene, ma avevo letto forse che poi Re si arrabbia di far tagliare la testa dopo. Ah, sì? Capisci? Non sono sicuro, l'ho detto da qualche parte, però non sono sicuro che è un'agenda antica. No, perché due all'100 probabilmente è un numero paragonabile ai protoni come ordine di origine dell'universo, quindi certo, dalla 64 è minore, però per dire che l'infinito fisico e l'infinito matematico sono cose profondamente diverse, nel senso che con la matematica puoi giocare, dimostrare teoremi, ma in realtà poi la fisica si sconda col fatto che c'è una finitezza, no? Quindi stiamo parlando di cose che non riusciamo neanche a immaginare, e quindi chiaramente c'è un arresto. Ma appunto, però questa cosa mette in evidenza come insomma sia una funzione, un elemento conosciuto da sempre, ma ignorato. Perché, vai avanti, se noi guardiamo questa, no? E qui vengo a una cosa che voi conoscete benissimo, lo sviluppo della popolazione sulla Terra. Siamo arrivati al 1800, quindi non so la storia dell'uomo negli ultimi 40.000 anni, siamo arrivati al 1800 per arrivare al primo miliardo. E posso capire, nel 1800 magari non si erano resi conto che poteva essere un problema in futuro. Ma probabilmente nel 1930, quando sono bastati solo 130 anni per raddoppiare la popolazione, forse nel 1930 potevano rendersi conto di queste cose. Ma non è stato così. Tant'è che basterebbe aumentare la mortalità infantile, come era nel 700. 16 no, figli, ma, cioè Maria Teresa fece 16 figli, con la resa di 10. Secondo me non basta, perché questa curva è stata pensata con un aumento dell'1%. Cioè, se noi siamo partiti da un numero ipotetico, non è che avevamo la popolazione a 10.000 anni fa, no? Quindi siamo partiti da un numero ipotetico e abbiamo dato l'1% di aumento annuo. E questo è il risultato. Certo. No? E questa cosa... cioè, è stata ignorata. C'erano tutti i mezzi per sapere quale sarebbe stato lo sviluppo della popolazione terrestre un secolo fa, 50 anni fa, ma nessuno si è mai preoccupato di fare nulla. Ma e quelli che dicono che la densità è, mi pare 40 abitanti per chilometro. Più o meno, sì, 40, 150 milioni sono le terre emerse, quindi 40 abitanti per chilometro quadrato, compreso le terre disabitate, fanno 6 miliardi, quindi sono 44. C'è un tipo che ipotizza che la Terra possa sostenere anche una densità per chilometro quadrato di 100 persone per chilometro quadrato. Senza pila, sì. Scusa, non è collegato. Sai che l'avevi staccato ieri sera? Sì, no, è lì sotto, quello di così. Ma è una cosa, no, è lì adesso. Sì, allora dicevo, allora questi tizi che dicono che la Terra può sostenere una densità. Nicolino, non riesco a mandarti a nota. Ora era corrente, però. Allora, la densità attuale del mondo è 42-43 persone per chilometro quadrato. C'è qualcuno che dice che la Terra potrebbe sostenere 100 abitanti per chilometro quadrato, compreso la Nuova Zelanda, la Groenlandia e il Polo Sud. Come lo mettiamo? Cioè, facciamo una proiezione di qua al 2003. Di qua indietro al 1700 sappiamo, Torino, no? Queste sono ipotesi astratte, nel senso che se tutti hanno buona creanza tutti mangeranno un piatto di pasta, ma se uno se ne mangia 14 piatti per qualcuno non resterà niente. Ecco, è un'ipotesi che non si può fare, nel senso sì, che teoricamente quindi bisogna prendere delle risoluzioni, certo. Questo volevo dire. Ciao. No. È arrivato il mago Telma. È arrivato Marco Bellelli. Al dottore, ciao. Grazie per essere venuto. Ciao. Dai, però io. Scusate ragazzi, possiamo fare una cosa? Poi apriamo anche il dibattito. Sì. Facciamo andare avanti però la presentazione. Ah, beh, i tuoi interventi assolutamente.
però facciamo, perché c'è un 85 slide. No, no, ma adesso arriviamo al dunque. E poi dopo assolutamente. Sì. Io direi appunto, andiamo un attimo avanti, arriviamo a quella che è il movimento della transizione. Tutto sommato, insomma, queste cose le conosciamo, immagino, no? Sono elementi abbastanza. Vai pure. Vai. Qui ci sono tutte le curve, eccetera, la spesa militare. No, vabbè, ma mi interessava magari restare di più. Vai ancora. Arriviamo a questo. Torna indietro un attimo. Ecco, no, quando noi poi parliamo della visione del futuro, no? Che visione abbiamo del nostro futuro? È interessante, viviamo in una società in cui l'immagine è tutto, è talmente tanto che la nostra capacità di immaginare il futuro, di costruirci una visione, è pochissima cosa. Cioè, se io vi dico come vi immaginate il futuro, in moltissimi casi voi vi immaginate qualcosa che avete già visto. Perché abbiamo perso questa capacità di immaginare, no? Allora ti immagini Mad Max, no? E la lotta per l'ultimo barile di petrolio, ti immagini il disastro che cancella l'uomo da metà mondo, no? Oppure un futuro ipertecnologico, da dove venga l'energia non si sa, oppure semplicemente un ritorno all'indietro to court, che è la cosa peggiore da immaginare, però non abbiamo la capacità di pensare come saremo noi fra 30 anni. E questo, secondo me, è un po' deriva dal fatto che comunque il nostro cervello è bombardato di immagini e la prima cosa che ci viene in mente è il riferimento a qualcosa di già visto. Non abbiamo questa capacità. Allora la cosa che vorremmo fare noi è proporre un modello diverso, cioè il modello delle città di transizione. Vai avanti ancora. E questa è la definizione della visione che vorremmo dare, no? Di quello che vorremmo costruire. Cioè qualcosa insomma che sia sostenibile e che abbandoni il petrolio, perché è un problema, che ce ne sia o non ce ne sia, più petrolio consumiamo, più CO2 c'è, no? E quindi è tutto legato. Ma soprattutto vorrei dire che la transizione non ha inventato nulla di particolare, no? Utilizza mezzi e strumenti che già esistono, si tratta solo di metterli insieme e costruire, come dire, una cassetta degli attrezzi in cui hai una risposta, no? Hai la risposta giusta per qualsiasi problema che si presenta. Vai avanti. Nasce da questa persona, fondamentalmente. È una situazione precisa in un momento preciso. Questo signore Rob Hopkins nel 2005 viene chiamato in un college in Irlanda a tenere un corso annuale di permacultura. Conoscete la permacultura? No. No, poi ne parliamo, vediamo che cos'è. È una materia che qui da noi non si studia, naturalmente. Mai sentita. E lui propone ai suoi allievi di fare una sorta di ricerca, di sperimentazione. Cioè dice, proviamo a immaginarci la nostra città, no? Come potrebbe essere fra 30 anni. Come potrebbe essere fra 30 anni senza l'uso del petrolio. Che bello. Quindi coinvolge tutti gli studenti in questa cosa, la cosa piace talmente tanto che anche l'amministrazione l'appoggia e fanno questo piano, a fine anno scrivono proprio questo piano di decrescita, no, che si svilupperà in 25 anni e si immaginano come fare ad arrivare a questo punto. Come fare ad arrivare a questo punto? L'anno successivo, poi dopo torna in Inghilterra, a Totnes, la sua città
propone la stessa cosa e da lì partono. Il successo è discreto anche perché è un approccio completamente nuovo e quindi si cominciano poi ad avere città in transizione in tutto il mondo. Adesso siamo quasi 2000 iniziative ufficiali sparse in tutto il mondo occidentale, tra virgolette, nel senso che la transizione e questo passaggio è un problema nostro. I 2/3 dell'umanità vivono già in transizione, no? non hanno il problema di dimenticarsi il petrolio per vivere in modo diverso. Cioè già hanno, entrano, vogliono entrare nella civiltà del petrolio, quello. Lo so, infatti è quello. E nella civiltà dell'inquinamento. Ma probabilmente non faranno in tempo perché glielo impediremo per consumarlo noi. Che cattivo! Lo so, ma è la realtà. O noi o loro, qualcuno lo deve consumare. No, questo è Adolfiano. Questo è un dato di fatto. È Adolfiano. E non faccio che prendere atto della situazione. Il mio amico Adolfo. E quindi dicevo la permacultura, no? La permacultura è progettazione di sistemi sostenibili, sistemi umani, sistemi ecologici, no? È progettazione. È una cosa nata negli anni 70 in Australia per cercare di trovare delle soluzioni al problema della desertificazione australiana. L'Australia è un continente andato, nel senso che è stato utilizzato male e si sta desertificando. Cioè tutti gli spazi verdi aperti che avevano se li sono mangiati con quei 60 milioni di pecore che hanno invaso il continente. All'inizio quindi era quasi una pratica agronomica, no? Ma poi ci si è resi conto che i principi generali su cui si basava questa cosa erano validi anche per sistemi umani e quindi da permacoltura è diventata permacultura. È una cosa molto diffusa nei paesi anglosassoni e un po' in tutto il resto del mondo tranne che da noi. Da noi esiste un'accademia da una decina d'anni e comunque è un passaggio, diciamo, quasi naturale dalle città in transizione alla permacultura, nel senso che molte cose vengono prese da lì. Un altro elemento, un'altra cosa che dobbiamo riconoscere a Hopkins è quella di prendere atto della situazione. Cioè lui dice: se aspettiamo, i nostri governanti faranno comunque troppo poco o troppo tardi per risolvere il problema. E questo è un dato di fatto, cioè si continua a inseguire la crescita, no, mentre il mondo va da un'altra parte, però è così. Se contiamo i singoli, non hanno la capacità né la forza. Di fronte a questi problemi uno si trova un po' piegato in due molto spesso. Se gli dici: guarda che il petrolio è finito, non ce n'è più, preparati, quello va a casa, si deprime ancora di più. Quindi l'unica cosa sono le comunità, no? Le comunità che potrebbero fare quello che serve giusto in tempo, nel tempo che serve, no? E nella comunità quello che noi cerchiamo di fare è di far emergere i rapporti, come dire, i rapporti non lineari. Quando prima parlavamo dei sistemi complessi, no? La complessità del sistema viene data dal numero di rapporti non lineari, cioè di rapporti indiretti. Cioè se una cosa è proporzionale è facilmente calcolabile, no? Sappiamo che a un'azione corrisponde una reazione. Se invece consideriamo i rapporti non lineari, le cose cambiano. Allora nella nostra società quali sono i rapporti lineari? Sono tutti i rapporti legati all'uso del denaro. Più denaro hai, più cose puoi avere. E questo però ci mette in difficoltà, perché nel momento in cui il denaro non ce l'abbiamo, noi perdiamo il nostro valore nella scala sociale. Perché non siamo più dei bravi consumatori, no? Fondamentalmente a questo ci hanno educato, ad essere dei bravi consumatori, a cercare di avere del denaro a disposizione
per poter spendere. Invece quello su cui noi puntiamo sono appunto i rapporti non lineari all'interno della comunità, e i rapporti non lineari sono i rapporti che non compri col denaro, sono i rapporti di amicizia, sono i rapporti di buon vicinato, di mutuo aiuto, sono quei rapporti che ti permettono di costruire una rete intorno a te che nel caso tu perda il lavoro e non hai più dei soldi da spendere ti permette comunque di vivere e di avere anche una certa qualità della vita, perché se sono circondato da persone che conosco, che si prendono cura di me perché ho bisogno, la mia qualità della vita non cambia molto, soprattutto perché sento di avere degli amici vicino. E noi è su questo che puntiamo, cioè il lavoro sulla comunità che facciamo, e per comunità intendiamo gruppi molto piccoli, aperti, aperti, democratici, aperti, però molto piccoli. La mia comunità è l'insieme di persone che io riesco a raggiungere a piedi. Bologna è una comunità, certo, ma io abito nella parte nord della città, non ho nulla da spartire con quelli che abitano a 2 chilometri da casa mia, perché non li incontro, non li vedo tutti i giorni. Non sono quelle persone che se vado in negozio incontro, saluto o vado al bar, no? Cioè la comunità è una cosa abbastanza ristretta, e quindi è su quello che bisogna lavorare. Quando si parla di città in transizione, no? Molto spesso ci sono amministrazioni o comunque i quartieri che dicono: ah, bellissima idea, facciamo anche noi la città in transizione. Allora succede che il consiglio comunale dice: ah, ok, facciamo questa cosa, e poi quella cosa si ferma lì perché c'è quella presentazione, scusa, il file che ho il computer per nella cartella presentazioni 19-12? Sì, non l'avevo zittito in tempo. Ok. Vai alla 40, 50. Sì. E quindi dicevo, non funziona così. Cioè non è che uno dice: ah, ok, io faccio la... Cioè è necessariamente una cosa che viene dal basso. No? È una cosa che viene dal basso e che nasce soltanto dalla consapevolezza delle persone. Cioè noi avviciniamo una quantità di persone incredibile, ma vi giuro che le persone che tornano, le persone che restano, sono pochissime. Tutti sono concordi nel dire: sì, è vero, è una cosa bellissima, è giusto quello che fai, eccetera, e poi non li vedi. Probabilmente non è ancora arrivato il loro momento, quindi niente da dire. Però ecco, solo se le persone sono consapevoli si riesce a costruire questa cosa, se no possiamo metterci tutti i cappelli che vogliamo, ma finisce come tutte le altre cose. Quindi è un percorso abbastanza difficile, insomma. Vai pure la permacultura. Ecco, questi sono ad esempio i principi base della permacultura. Vedete che, cioè, non sono delle storie impossibili, sono delle cose di buon senso e basta, no? Cioè, sono abbastanza semplici come. Questa roba qua dovrebbe essere messa nei supermercati, non produrre rifiuti. Lo so, ma anche tutta una serie di cose come progetta dal sistema verso i dettagli, no? Cioè avere la visione globale, ma lavorare dal basso, no? Lavorare dalle piccole cose. O anche semplicemente come quella di osserva e interagisci. Cioè, prima di cominciare qualsiasi cosa, renditi conto di qual è l'ambiente che ti sta intorno, di dove stai lavorando. Cioè, non puoi arrivare a fare dei progetti faraonici in situazioni che poi non li riescono a contenere. Scusa l'interruzione, se no poi dopo mi scappa. Nei supermercati, cioè il reparto alimentare, e c'è tanto di cosa, no? Usa i guanti. Lì vicino c'è tutto un contenitore di plastica, perché per prendere il pane guanto butto, guanto butto, guanto butto.
l'usa e getta è... Ma, no, è ma, la no, ma, magari, ma magari che questo fosse usa e getta. Cioè, io direi, tu il cliente, vieni col tuo fazzolettino di cotone e ti prendi. È una banalità quella che dico. Ma anche mettere un operatore sarebbe una persona in più che lavora. È una banalità, ma moltiplichiamo per tutti i supermercati della Repubblica Italiana, pontificia. Ma avete visto che adesso sono sparite anche le casse, uno si deve anche pesare le cose, no? Farsi il prezzo, pagare. Cioè, un altro po', scusa, allora è il supermercato che si deve fare. Comunque vai avanti. Sì, dai. Ecco, questa, che no, questa è l'analisi, è vecchia questa slide, c'è ancora... Sì, non è aggiornata. C'è ancora non Mr. President 1, 2, uno solo è rimasto. Uno solo è rimasto, per poco, vai avanti. I singoli possono troppo poco. Questa è pessimista. E vai avanti. Ci ancora. Manca la corda. Ecco, le comunità no, sono l'elemento giusto, vai pure. E poi... il merito da riconoscere a Hopkins è quello dell'aver trasportato il concetto di resilienza, no, nella società, cioè dare un'interpretazione sociale di questa cosa e quindi rendere resiliente la nostra società. Vai avanti. Qui c'è l'esempio del panda, che vabbè, no, però ve lo faccio perché, insomma, il panda è poco resiliente obiettivamente. No, vive solo in determinate regioni perché solo in quella zona cresce quel tipo di bambù che lui mangia. Quindi questo è già un limite. L'altro limite è che dal punto di vista riproduttivo è lentissimo. Cioè la femmina del panda va in calore ogni 2-3 anni per 15 giorni, una finestra così piccola, e il panda maschio è troppo impegnato a cercare cibo, a mangiare bambù. Cioè, alimentarsi col bambù non è uno scherzo, no? E lui, cioè, già il tempo che passa si dimentica un po' le cose, fatto sta che insomma il panda è una specie in estinzione, noi probabilmente gli abbiamo dato una mano, ma già di suo aveva delle difficoltà. Per contro invece la slide successiva ci mostra il topolino, questo invece è un sistema efficientissimo. No? Se voi avete in casa uno di questi animali, lui parte dalla dispensa, naturalmente chiudete la dispensa, comincia a raccattare briciole negli angoli eccetera, pulite tutto, passa i tappeti, togliete i tappeti, passa i cavi elettrici, insomma vi danna l'anima, voi vi date da fare, nel giro di un mese o due riuscite a prenderlo, ma non avete risolto il problema perché la velocità con cui si riproduce, no, vi ha già regalato una bella nidiata di topolini. Quindi questo è efficientissimo proprio, cioè il massimo della resilienza, la capacità di adattarsi, no, alla situazione. Anche la blatta non è morta. Anche la blatta non è male. Vai pure. Ma cosa significa la resilienza, no, nella nostra società? Perché adesso noi comunque siamo in un paese con spazi aperti, siamo comunque delle società urbane, anche nei paesi, se andiamo 10 km fuori, nei paesi, nei comuni qui intorno, ormai la maggior parte della popolazione è urbanizzata. Magari vivi in mezzo alla campagna, ma vivi in una casa, no, che è urbana a tutti gli effetti, perché non hai spazio intorno. No? Cioè, ci sono tutte queste isole in mezzo alla campagna, no? Sono tutte le vecchie case coloniche trasformate, mediamente ci sono 6-7 mini appartamenti che vivono come se fossero qui di fianco, no? Quindi siamo tutti nella stessa situazione. Quindi la prima cosa da fare è acquisire la consapevolezza rispetto alle risorse possedute, no? Perché questo ci consente di scegliere autonomamente le strategie migliori per affrontare le avversità. Questo è il primo passaggio, cioè rendersi conto veramente di che cosa abbiamo a disposizione nel luogo dove viviamo. No? Ripeto, io mi riferisco
dalla transizione, da quando abbiamo cominciato a parlare di transizione, mi riferisco a comunità molto piccole e all'ambiente che mi circonda. No, vai avanti. Il primo passo è rilocalizzare le cose di cui abbiamo bisogno, no? Questo significa che, ad esempio, nel caso del cibo, il cibo deve essere a chilometro zero, ma veramente a chilometro zero. Cioè, il cibo che io mangio deve essere coltivato di fianco a casa mia. Il cibo non può viaggiare. È una cosa di cui io devo avere un controllo diretto, quasi. Perché i problemi poi sorgono molto facilmente. In Sicilia, quando ci fu lo sciopero degli autotrasportatori, 2 giorni dopo l'inizio dello sciopero, i supermercati erano vuoti. E la Sicilia, che è una regione agricola tutto sommato, il famoso magazzino del grano, no? La Sicilia non ha nemmeno una catena di distribuzione locale, nel senso che tutto quello che viene coltivato viene portato, viene esportato in continente, tra virgolette, e quindi non esiste, no? Ci sono aziende biologiche che non hanno un mercato siciliano, perché non si è mai pensato di crearlo, no? Si è sempre pensato che comunque, essendo una situazione in cui c'è così tanta terra a disposizione, tutti quanti potessero rendersi autonomi in caso di necessità, ma non è stato così. Cioè, 2 giorni dopo, grandi magazzini vuoti, la gente cominciava a incazzarsi un pochino, no? Perché com'è possibile? Mangiano le arance spagnole in Sicilia. Esatto. È chiaro che per altre cose è impossibile immaginare di avere un pronto soccorso o un ospedale in ogni quartiere o in ogni comune. Per carità, sarebbe bellissimo, ma se cerchiamo di essere un po' realisti, potremmo avere, non lo so, un punto di primo soccorso molto vicino e dei gradi di sanità diversi un po' più lontani. Cioè, non è che possiamo pensare di avere... La telemedicina anche. La telemedicina. Anche, certo, no? Abbiamo delle conoscenze, delle capacità nuove rispetto al passato. Per cui... Un infermiere, un medico centralizzato. E poi, non lo so, aziende artigiane potrebbero essere, non lo so, a carattere provinciale, ad esempio, no? Quindi, insomma, ci sono diversi gradi di bisogni che abbiamo, e anche la presenza di questi deve essere poi proporzionale alla necessità che abbiamo. Avanti. Poi essere resilienti significa anche considerare l'efficienza energetica. Efficienza energetica significa innanzitutto risparmio energetico e un lavoro sul patrimonio immobiliare che è notevole, è gigantesco anzi. Le nostre case o sono antiche e va già bene, oppure sono state costruite negli anni in cui il fabbisogno di petrolio non veniva neanche considerato, no? Cioè, potevi avere una casa che perdeva da tutte le parti, ma tanto gas e riscaldamento andava, no? Non c'era mica problema. Adesso ci ritroviamo con delle situazioni veramente imbarazzanti. La gente comincia a stare al freddo perché riscaldare le case comincia a diventare abbastanza costoso, ma soprattutto teniamo sempre in considerazione che tra questi due elementi quello che utilizza meglio la luce del sole è questo, no? Quindi nuove tecnologie, ok, ma teniamo presente anche delle cose che, no, che abbiamo lasciato andare. Cioè, non è necessariamente importante riempirsi di pannelli. Cioè, pensiamo anche invece a piantare degli alberi, che comunque sono una fonte di energia, cioè, comunque mantengono l'ambiente molto meglio di quanto non abbiamo fatto finora. Vai pure. E poi puntare molto sulla riqualificazione. Di qualificazione significa imparare a fare tutta una serie di cose manuali anche che noi abbiamo perso nel tempo, no? Cioè, la necessità di riparare le cose non esiste più. Cioè, è molto più semplice e anche meno costoso
cambiare una cosa. Caricando il costo occulto del debito ecologico. Naturalmente, cioè, questa cosa non tiene conto di tutti gli altri costi, no? Semplicemente mi ricordo, mi si è rotto lo schermo del computer poco tempo fa, l'ho mandato a riparare e me ne hanno mandato uno nuovo senza nessun costo, cioè era in garanzia. Loro mi hanno detto guardi, cioè, le mandiamo quello nuovo, semplicemente. Neanche e che fine fa l'altro? Ah, non lo so, ce l'hanno loro. Lo manderanno da qualche parte. Ma anche cose molto più semplici, no? Fare dei lavori in casa, coltivare qualcosa. Questa di coltivare, ad esempio, è diventata una necessità. Io vedo che qui in città, ormai da qualche anno, è un fiorire di corsi. No? Orticoltura, coltivazioni delle terrazze. Cioè la gente, secondo me, comincia a sentire questa necessità di avere un minimo di controllo del proprio cibo. E bisogna imparare a farlo, perché veniamo tutti dalla campagna, ma ci siamo dimenticati molto facilmente di che cos'era, insomma, la vita in campagna. Poi soprattutto anche puntare su questa cosa, no? L'economia locale, quindi anche tutta una rete di negozi, di attività di commercio locali. Questo è fondamentale, perché se noi analizziamo quanta parte della nostra spesa va fatta nella grande distribuzione organizzata o in altre cose simili, è molto alta, raggiunge quasi il 75% della nostra spesa. E questa, se noi andiamo da Le Roi Merlin o in un'altra situazione del genere e spendiamo 100 euro, di questi 100 euro che abbiamo speso oggi, domani qui ne sono rimasti forse 15, che sono gli stipendi delle persone che ci lavorano. Gli altri prendono la strada e se ne vanno, non restano qui. Se io li spendo in un negozietto, quelli restano e continuano a girare lì. E questo è molto importante, perché se no noi continuiamo a buttarli, no? Cioè l'esempio che si fa è quello di un secchio bucato. Cioè tu puoi mettere dentro l'acqua finché vuoi, che sono i tuoi soldi, ma i fori sono troppi, puoi impegnarti a chiuderli il più possibile. Cioè, l'ideale sarebbe chiuderli tutti, ma naturalmente non si può fermare una cosa del genere. Però insomma, anche se noi riuscissimo a ridurre di un 10% l'incidenza di questa spesa nella grande distribuzione, cioè, sarebbe una bella quantità di soldi, no, che restano. A Totnes in Inghilterra stanno facendo un lavoro di questo tipo, hanno fatto un esame di qual è la spesa globale di tutti gli abitanti del paese, sono circa 7-8 mila, e si sono resi conto che la spesa globale è di 32 milioni di sterline annue. Di questi 32 milioni di sterline, il 60% viene speso in due supermercati. No? E quindi sono 22 milioni di sterline. Allora l'impegno che anche l'amministrazione sta mettendo in questa cosa è quello di cercare di recuperare almeno un 10% di negozi di questo commercio, che significa 2 milioni e mezzo di sterline, che in un paese di 7-8 mila persone può fare la differenza. Siamo 6 miliardi. E quindi insomma lavorare su questa cosa è molto importante, anche perché permette comunque di ricostruire un minimo di rete. No, adesso, cioè, io vedo ad esempio nei paesi qui intorno ci sono varie esperienze di transizione e quando fanno un'iniziativa è l'iniziativa di tutto il paese, giustamente, no? Se io faccio un'iniziativa al quartiere Lame, cioè, vengono da tutta Bologna, ma magari quelli della mia zona non vengono. Ma perché non c'è un senso di appartenenza a quel luogo? Tessuto sociale. No? Noi siamo in un'area particolare, abbiamo due centri commerciali, due supermercati più piccoli e non abbiamo neanche un negozio, perché il negozio è chiuso qualche anno fa quando hanno aperto i centri commerciali. La piazza del nostro quartiere è il centro commerciale.
Fate i mercati. Eh? Fate i mercati settimanali. Ci sono anche dei mercati settimanali, ma non basta, cioè non è il punto di riferimento della popolazione. Ma perché è stato distrutto? Certo, questa cosa è stata voluta. È stato disarmato. Sì. Beh, noi siamo stati. Se c'è la WWF, cioè come io mantengo l'acerto di pittura di affresco, perché non mantenere l'acerto del commercio antico e dell'artigianato antico umano? Certo, ma questo è una cioè, cosa. Le belle arti non sono solo monumenti. Ma questa è una cosa che le belle nascere arti sono anche l'uomo. Ma questa è una cosa che può nascere solo se noi esprimiamo. Ma se non mi viene in mente a me, che sono scemo. Esprimiamo l'esigenza di avere il mercatino. Perché se noi questo mercatino non lo sosteniamo, cioè naturalmente quelli che vengono lì, noi abbiamo promosso un mercatino biologico. Infatti il mercoledì pomeriggio c'è questo mercatino biologico, però viene inteso come per è elitario il mercatino biologico. Lo so, potrà sembrare elitario, però viene percepito. Viene percepito come elitario. Come snob. Sì. Snob. Va bene. Specie nei paesetti piccoli, non è recepito come il gasolino di una volta, certo. o il salumiere di una volta. Ah, c'è roba biologica, c'è degli altri, non no, noi. No, ormai io credo che anche ma molto poco. Però insomma alla fine poi i prezzi non sono così lontani. No, non parlo di prezzi. Certo, no, parlo ho capito. Di percezione. Ma quando poi le persone si rendono conto della qualità, che la qualità delle cose che comprano è diversa, hanno tutti piacere di mangiare meglio. Sì, no? Sì. Ma il gasolino, il negozietto di una volta è stato estirpato. E come lo fai a reimpiantare? Ma devi creare le condizioni. Oh, devi creare le condizioni. Dico io, però chi segue sente le sue risposte, non le tue domande. Certo, sì. Che sono piacevolissime interruzioni, però il problema è che dico qui chi segue da casa. Allora intervengo dopo. Sì, oppure anche se ti alzi un attimo. Questa cosa dell'economia locale, vai avanti ancora. Sì. Può comprendere anche questa cosa, l'uso di moneta locale. No? Noi adesso qui in Italia abbiamo, noi perlomeno stiamo lavorando su questa cosa, sugli shek. L'arcipelago shek sono delle isole, ogni regione più o meno costituisce un'isola, c'è una gestione autonoma rispetto all'insieme, e viene definita moneta erroneamente, perché non è moneta. Cioè in Inghilterra, in Germania, in altri paesi le monete locali sono convertibili. Nel senso che tu vai in banca con uno shek, ipotizziamo, e loro ti danno una sterlina in Inghilterra o un euro. In Italia questa cosa non è permessa dalla Banca d'Italia. Quindi lo shek si configura come una sorta di sconto. Cioè tu che sei il negozio che accetta gli shek, se io vengo a fare una spesa di 10 euro, mi farei pagare 8 euro e 2 shek. Però il problema della non convertibilità rallenta il processo, perché chi fa da accoglitore di shek alla fine si ritrova con una quantità di shek che non sa dove spendere. Un conto è che io vado a comprare il cibo e ci sono i mercatini, no? Ci sono nei mercatini alcuni produttori che li accettano. È chiaro che quando ti ritrovi con qualche migliaio di shek e vai da chi ti vende il compost per coltivare, che degli shek proprio non ne accetta, fai un po' fatica a farlo girare, no? Però insomma sono allo studio tutta una serie di iniziative per cercare di incrementare questo circolo, no? In modo da riuscire a far spendere tutti quanti, no? e utilizzare lo shek. E questo si rifà sempre al discorso di prima, no? Cioè, se io spendo in un negozio locale i soldi restano lì, se io posso spendere una parte della mia spesa, pagarla con questa moneta,
questa moneta continua a restare lì, non va fuori perché nessun altro li accetta, e quindi resta, è un valore che resta sempre locale nella comunità. Come si fa? Vai avanti che adesso ti direi. Si fa come dicevamo all'inizio, perché è un processo che parte dal basso, no? ognuno ha la soddisfazione di partecipare esprimendo le proprie capacità, le proprie potenzialità, e quindi si cerca poi di lavorare sugli interessi delle persone. Io vedo che molta parte del lavoro che facciamo interessa principalmente due cose: la coltivazione di orti, l'autoproduzione di cibo e l'efficienza energetica delle nostre case, o energia rinnovabile, insomma, è un gruppo, quindi si sono costituiti questi due gruppi di lavoro. Chi si occupa di orti, di coltivare o di cibo in generale, quindi il gas, no, i gruppi di acquisto e altre cose del genere, e chi invece cerca delle soluzioni per la propria abitazione, no? E queste sono un po' i due punti su cui la gente si avvicina alla transizione. Ecco, un processo dal basso, e poi soprattutto lavorare con metodologie nuove, che permettono a tutti di esprimere le proprie opinioni, sapendo che comunque verranno tenute in considerazione. Questa dell'open space in particolare non è una cosa nuova, è nuova qui da noi perché non viene utilizzata spesso, ma ha come dire un punto fondamentale all'origine, cioè la necessità che chi promuove questo tipo di incontro, no, tenga necessariamente conto delle cose che escono. Cioè non è che uno dice faccio un bel open space, sento l'opinione di tutti, delle belle iniziative eccetera, e poi dopo, il giorno dopo, dice bello lo prendi e lo butti. Sono quegli atteggiamenti, quelle cose che fanno cadere nell'interesse delle persone il fatto poi di partecipare a qualsiasi tipo di iniziativa, no? E quindi è importante che se noi facciamo questa cosa poi dopo teniamo conto, perché questo lega poi la persona con l'iniziativa. All'inizio, quando io vado a facilitare un open space, la cosa che dico sempre è che rispetto all'argomento che vogliamo affrontare, no, io cerco di far venire fuori delle buone idee, no, in questo lavoro, ma non delle buone idee che poi altri possono realizzare, delle buone idee che ognuno di noi che le propone si prende poi l'impegno di portare avanti. Se no è troppo facile, no? Quindi accanto al sistema, proprio alla metodologia che facilita comunque il confronto, ci deve essere questo impegno da parte di chi si mette in gioco di fare delle proposte e poi di portarle avanti, e da parte invece di chi organizza questa cosa di accogliere le proposte che vengono fatte. Perché se no si torna a spezzare, no, quella vicinanza tra chi propone e chi partecipa. Se io devo partecipare a un convegno, no, classico, in cui magari ti chiedono di fare delle cose, però poi dopo alla fine sai che tanto nessuno... No? Per cui ad esempio io questo tipo di lavoro, di facilitazione, lo faccio all'interno del movimento. Ho provato a farlo un paio di volte per delle amministrazioni pubbliche e ho rinunciato. Ho rinunciato perché per me il principio che chi lo promuove debba tenere in conto quello che esce da questa cosa è fondamentale. Allora, quando ho visto che non dico a livello di amministrazione comunale, ma di quartiere, cioè delle cose banali, quando ho visto che era una giornata persa, preferisco non farlo. Invece all'interno del movimento sono l'open space, ma anche il World Café,
o anche altri tipi di analisi sono dei sistemi molto, molto utilizzati, proprio perché il rapporto tra le persone diventa subito facile e facilita proprio anche il modo di discutere, no? Il World Café, l'Open Space è una cosa un po' impegnativa, la cosa migliore sarebbe farlo in 2 giorni, in 2 giorni, perché spezzare a metà la cosa e dare il tempo alle persone che partecipano di avere una serata e la notte poi per ripensare a tutte le cose che sono state dette è molto importante, perché si arriva al giorno dopo con una visione diversa, e poi perché ci vuole del tempo, cioè, soprattutto se si fanno delle cose aperte al pubblico, hai 100 partecipanti e magari lavori su 25 proposte. Se si fa una cosa riferita invece a dei gruppi abbastanza definiti, no? Cioè, quando le proposte sono molte di più. Quando noi facciamo un lavoro di questo tipo all'interno della nostra organizzazione, se partecipano 50 persone, un altro po' ci ritroviamo con 60 proposte da discutere, no? E quindi diventa impegnativo, non si possono dare tempi brevissimi, no? E poi l'impegno che ci prendiamo è che tutte le proposte che vengono fatte vengono discusse, quindi è importante avere un po' di tempo, se no si può lavorare ad esempio con il World Café, che è una cosa abbastanza simile, e però le proposte non vengono fatte dai partecipanti, ma si fanno una serie di tavoli in cui ogni tavolo è un aspetto del problema che intendiamo esaminare. Quindi chi lo promuove dà un titolo alla cosa e sceglie quali aspetti esaminare, no? E quindi crea 4, 5, 6 tavoli, e poi le persone si siedono a gruppetti di 5-6 persone al massimo ad ogni tavolo, e in quel momento esaminano quell'aspetto. Dopo una mezz'oretta, gong, si cambia e si ruota, l'aspetto da esaminare resta fisso sul tavolo e ruotano le persone. Una persona resta ferma al tavolo e fa da oste, diciamo, no? Accoglie le persone che arrivano e illustra la discussione che c'era stata prima. In questo modo, nel giro di 3-4 turni, tutti quanti possono aver discusso di tutti gli aspetti che avevamo preso in considerazione. Però l'importante è sempre affrontare le cose in piccoli gruppi. In piccoli gruppi si parla bene, fino a 5-6 persone si riesce a dialogare senza dover attendere un tempo infinito per il proprio turno, no? E non ci sono problemi di comunicazione, perché in 5-6 persone parla una persona. Se si è già in 7-8 persone, succede sempre che mentre uno parla ci sono due nell'angolo che cominciano a chiacchierare tra di loro. E questo diventa una perdita di tempo. Un World Café che dura 2 ore e mezza, 3 ore, porta dei risultati incredibili, perché tutti quanti discutono di tutto e si risolve tutto molto velocemente. Queste sono due cose che noi utilizziamo spesso, il più spesso possibile, quando ci sono dei problemi da risolvere, non dei problemi, ma anche solo come creare il calendario per il prossimo anno, si fa velocemente. Presidente, non faccio cenni di danni. E poi alla fine è un processo di rete, no? Perché comunque la soddisfazione di collaborare, di lavorare insieme a dei progetti, non ha equivalenti. All'interno della comunità, cioè, si formano questi gruppi di lavoro che portano avanti delle cose in autonomia. Noi i progetti che facciamo sono progetti autofinanziati e non, cioè proprio per volontà precisa non chiediamo contributi o finanziamenti al quartiere o al comune. Uno, perché tanti soldi non ce l'hanno, però anche per mantenere le cose perfettamente staccate e per dare proprio l'impressione anche alle altre persone che sono cose che comunque si possono fare, non è che deve arrivarci tutto da sopra, no? Cioè, si possono fare.
Vai avanti. Mi sta... Sì, prego. È lui, Presidente. Grazie. Sì, ti scrivi per questo io a parlare. Sì. No, devi scrivere nella lista, devi scrivere nella lista. Lo so, e con questo lavoro poi del lavoro in rete si tende soprattutto a far uscire questo aspetto, una capacità delle persone, di un gruppo di persone, di esprimere delle opinioni, no? Di esprimere dei lavori che un gruppo di esperti non riesce a fare. Mediamente un gruppo composto, un gruppo di persone riesce a trovare soluzioni ai problemi che nessun altro riesce a trovare. Perché? Perché conosce esattamente la situazione in cui lavora, in cui deve lavorare. E quindi è molto più facile. E poi comunque, ma questo ormai a forza di parlare di comunità l'avrete capito, cioè tutto il lavoro è su questo aspetto, ricostruzione della comunità. Cioè, c'è stato un lavoro negli ultimi 40-50 anni molto potente per distruggere questa cosa e renderci tutti singoli consumatori, e adesso ricostruire questo tipo di cosa è molto difficile. Dai. Poi comunque un po' di indicazioni si trovano dal manuale della transizione, semplice, comodo, che riporta, non è un testo sacro, sono praticamente le esperienze... Sono le prime esperienze dei primi gruppi di transizione. E loro hanno messo... A quando? I primi? I primi negli ultimi 6 anni, dal 2006. C'è anche in elettronico, non bisogna comprare. No, nell'elettronico sono in spagnolo, cioè si trova una versione su internet ma in spagnolo. Meno altri. Lo so, è però sottolineato. È distribuito da una casa editrice, quindi difficilmente. E le alghe ci possono essere trasformate in carta. Vai. C'è la carta alga, Savini, di Pascano. Avanti. No, avanti. Cosa volevi vedere? Scusate. Okay. Ecco, questo è il sunto, la sintesi del libro, sono 12 principi, no? Che vabbè, adesso non ve li sta poi a leggere tutti, ma inizia naturalmente col formare il gruppo guida, perché qualcuno si deve prendere la responsabilità di promuovere questa cosa, non si auto-organizza da sé. Quindi comincia da lì e finisce, no, con il creare il piano di decrescita. Cioè alla fine di questo lavoro comunque bisogna uscire con un documento scritto ma pratico, passaggio per passaggio, su come immaginiamo di passare in tempi abbastanza lunghi, cioè si parla di 20 anni, non è che è una cosa che possiamo fare per domani, quindi ci diamo tutto il tempo che ci serve, però dobbiamo scrivere questo piano di decrescita. Dobbiamo avere la visione di come sarà la nostra comunità e scrivere questo piano che ci porterà dall'altra parte. Io poi aggiungerei un 13° comandamento, che è che se non ci si... Regola! Comandamento. Regola! Quello è un comandamento che se non è divertente allora abbiamo sbagliato qualcosa, perché sinceramente se dobbiamo fare tutto con dell'ansia allora non va bene, cioè deve essere una cosa comunque divertente. Dai avanti. Sì. Anche qui questa indicazione, cioè non è che per attivare un processo del genere bisogna avere no, tutti i cittadini che ti seguono così, cioè, esiste un punto critico in tutte le cose oltre il quale si innesca un meccanismo automatico per cui la cosa funziona, no? Se nel libro vengono indicate alcuni esempi, no? E in una situazione così come la transizione, una cosa sociale, attivare un 5-10% delle persone è più che sufficiente. A quel punto la visibilità, no, di questo processo è tale che comunque verrà vista da tutti, e quindi
poi diventa virale, cioè, anche perché sarebbe impossibile immaginare, noi siamo una comunità di 15.000 persone, pensare di averne 12.000, no? Che collaborano è impensabile, però un 10% che significa 1.500 persone, insomma, secondo me pian pianino ci arriviamo e diventa un obiettivo che uno si può dare, insomma, no? Andare più in là sarebbe difficile. Non si legge bene il filo 3 in là. Ok, scusami. Il punto che non è. Direi che abbiamo finito. Sì, devo dire una cosa, un messaggio da parte di Luca. Allora, innanzitutto volevo... Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Stefano, un messaggio qua di Luca, leggo tutto il messo. E c'è un ringraziamento forte per la carrellata che hai fatto, perché Luca ci sta seguendo in stream, Luca Pardi. Poi noi vogliamo mettere nella mozione, siamo in ritardo, però vogliamo mettere un evento che vogliamo fare con te, con gli UST, cioè ci vogliamo mettere in gioco su questa cosa assolutamente, da programmare almeno entro primavera. Abbiamo parlato con Luca, cioè poi se riusciamo a fare prima, fra un mese meglio, però diamoci dei tempi certi e non stretti, sennò poi ci viene l'ansia e non ci divertiamo, come dicevi tu, no? Esatto. E poi ti volevo semplicemente dire, ti faccio un cenno, le cose che tu dicevi erano veramente, a parte interessanti, ma assolutamente sono un pezzo che a noi manca una forte, come hai visto, una buona capacità di analisi dello scenario mondiale, ma le risposte a livello locale così ben formate, anche se non abbiamo degli indicatori, ma quello che tu dici è proprio, ci aggiunge un pezzo in cui noi non siamo così scesi in basso, no? Cioè abbiamo delle indicazioni, e quindi è una cosa utilissima. Ti chiederò anche il permesso di quello che tu ritieni delle slide, che vuoi di metterlo come, nel senso, Transition Town, Stefano Peloso, di metterlo, vorrei, se non so, poi voteremo, insomma, metteremo d'accordo, ma di metterlo sul sito di Rientro Dolce, a disposizione delle persone, con l'autore, con il movimento, perché noi non, i capelli ce li abbiamo già, che siamo senza capelli corti, quindi... E poi volevo dirti due cose, che te lo dico, sono informativo, nei miei vari tentativi, insomma, con i vari Rientro Dolci, avevamo creato un gruppo che si chiamava Gruppo Phil, che era Felicità Interna Lord. Abbiamo fatto un esperimento, io poi te lo girerò, di ricostruzione del tessuto sociale, in cui abbiamo fatto il branch di quartiere. Poi perché è finito? Sai perché? Perché io venivo da Pavia per fare un branch di quartiere a Milano, perché volevo spingere questa cosa, ma poi non c'eravamo proprio fisicamente, ma le idee, e poi c'era tutto un aspetto che si può chiamare social housing, ma che potremmo chiamare di quello che noi diciamo essere... è un nuovo forma di costruzione, che era il co-housing, in cui delle persone, anche sulla base di alcuni intenti, insomma, si mettono insieme e costruiscono, e quindi ci può essere una figura, per esempio, immaginiamo la resilienza, tu parli di resilienza, di cosa può essere un disoccupato che però in una struttura del genere comincia, va lui a coltivare il terreno o guarda i bambini, per cui c'è una capacità di impatto anche sul lavoro. Avevamo parlato anche di moneta locale, parlando della Svizzera, quindi c'erano delle buone idee, erano finiti su Repubblica, ma poi eravamo in quattro gatti, più o meno, ma non solo radicali, no? Cioè molto laica come cosa, poi, e poi alla fine non ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti con il Rientro Dolce, quindi assolutamente tu questo che ci porti è una cosa molto nelle nostre corde, questa noi cercheremo di sicuramente aiutare, almeno ti passo, se mi rileggiando come segretario sicuramente sarà una cosa, ma c'è la mozione che vogliamo scrivere. Detto questo, ti porto anche un esempio dalla natura. Quando tu parli della circolazione del denaro, a me viene in mente, non mi ricordo più esattamente, un animale della tundra, un animale, era tipo renna, non so se era esattamente la renna, che aveva un doppio sistema di circolazione. Io parlo del sangue come la circolazione del sangue. Sì, vivendo in climi freddi, aveva una specie di strozzatura che creava una specie di circolazione locale dove c'era la zampa, da un certo punto della zampa in giù vicino ai 0 gradi, in maniera tale faceva una specie di camera che impediva che si raffreddasse anche il sistema centrale. Questa cosa che tu mi hai detto della moneta locale mi ricorda molto questa natura, e quindi questa è dire, guardiamo la natura, perché ci sono più soluzioni forse fra il cielo e la terra di quante ne hanno pensato gli economisti, magari sbagliate, quelli classici. Quindi io ti ringrazio, poi non so se c'è qualche domanda, qualche cosa, e poi credo che debba parlare Marco Belelli. Allora, tu vuoi fare una domanda? Ok, ripasso la parola al Presidente e rinnovo il ringraziamento di Luca Pardi. Io ho una domanda. Ah, vediamo qua come... Sì.
piaciuto tantissimo la tua esposizione, ma mi ha fatto vivere l'esperienza del reduce. Quando si diventa vecchi si è comunque reduce, dice: ah, ma io l'ho vista, l'ho vissuta la mia esperienza. Questa fotografia di questa casa, di questo gruppo, di queste persone, è un'esperienza che ricorda qualche cosa che io ho fatto nel 1960 a Treviso. Un gruppo di miei amici, eravamo della FUCI, Federazione Universitari Cattolici, io ero ateo allora, ma mi accolsero perché erano più atei i preti che gestivano questo di quanto non fossi io stesso. E nacque questa esigenza già nel 1960, si sentiva l'esigenza per persone che avevano certamente una struttura culturale comune, la voglia di mettere in piedi famiglia procreativa, infatti il dato cattolico procreativo era molto accentuato, ma rifiutare appunto la società industriale, la società anonima, gli appartamentini. Erano tutti insegnanti, dicevano: noi non possiamo scegliere di lavorare, di fare azione politica, di avere dei figli, perché ce lo impedisce la nostra società. Cosa hanno fatto? Hanno comprato, uno di questi era un architetto, era stato in Africa e ha detto: gli africani per certe cose sono molto più avanzati di noi. E hanno comprato 3-4 ettari di terra a periferia di Treviso e hanno costruito delle case che tutti assieme configuravano la capanna africana. Ognuna di queste case aveva un unico ambiente dove si viveva, si mangiava, si stava, e poi delle piccole stanzette dove ci si appartava per dormire, perché lo spazio della casa nostra, la cameretta del bambino deve avere il suo coso, il bambino è isolato nella sua prigione, invece no, ci deve stare assieme. Poi ognuno aveva uno spazio d'orto e compravano la carne, per esempio, con dei contadini che macellavano gli animali e dividevano, e quindi con piccoli budget familiari potevano fare una vita non solo di autosufficienza ma straordinaria. Tutte le famiglie erano terrorizzate perché pensavano: andranno a mettere le donne in comune, perché tutte le camere da letto erano collegate, perché se la coppia andava al cinema o a dibattito politico lasciava la porta aperta, se il bambino piangeva e andava a vedere. Alla mattina c'erano 3-4 pulmini, la maestra elementare prendeva tutti i bambini, la comunità è arrivata ad avere più di 100 persone, andava alla scuola elementare, quello alla scuola media e così via. Io non ho fatto parte di questo gruppo, pur avendo molti amici in questa, perché a quell'epoca avevo letto Peccei, non facevo figli, pensavo di dover dare un contributo all'umanità. Ma un problema di non aver fatto figli. Comunque, questo esperimento, oggi sono ormai alla terza generazione, è stato guardato con sospetto, perché c'era qualche cosa del colcos, del tipo, molto... però molti elementi erano legati a questi tuoi temi della decrescita. Non la faccio lunga, ma io condivido dalla prima all'ultima parola quello che hai detto e soprattutto il retropensiero. Ma mi domando, se ieri abbiamo detto e abbiamo avuto qui degli autorevoli rappresentanti del Partito Radicale e vogliamo che questo rientro dolce rientri come una spina nel fianco, uno stimolo dentro la grande famiglia radicale, ma ciò, non so se tu c'eri, eri il congresso dei radicali italiani? No, lui non è. Ecco, se noi con tutta questa condivisione di questo attacco alla logica della crisi fossimo stati presenti al congresso, quando ho parlato sto signore Roger Abravanel, che il suo libro è Italia, cresci o esci, fuori dai coglioni, se non sai crescere sei morto, questo, ma applaudito da 500 radicali, sponsorizzato, da me no, e sponsorizzato e presentato a Emma Bonino, che dice: ah, che grande opportunità che abbiamo di imparare, è un trionfo a uccidere questa cultura. Lui dice: questa è la morte, il piccolo è brutto, è morto, è grande, è bello il supermercato, il centro commerciale, la grande fabbrica, cioè, è un nostro nemico. Cioè, o si fa, o siamo schizofrenici, diciamo, a rientro dolce parliamo di decrescita, quando andiamo a fare i radicali parliamo di crescita. Cioè, compagni, diamoci una regolata. Ecco, la schizofrenia può essere anche un'esperienza di dilatazione della sensibilità, ma insomma mettiamoci d'accordo che cosa vogliamo fare da cambio. Se vogliamo cambiare la nostra società, una mozione che i nostri parlamentari, se sono in sintonia con noi, quando alla Camera, in qualunque istituzione, comune, provincia, regione, uno parla, sia esso napolitano o il presidente della Camera o il capo del governo, e parla di crescita, gli si fa una pernacchia.
in aula davanti al Quirinale, dove cazzo bravo sia, ma bisogna che noi manifestiamo bravo questo nostro disagio. Questa parola crescita è una cazzata, e a Napolitano bisogna dire che basta, è un uomo colto, intelligente. Il 24 ore di oggi c'è il domenicale con un inno Napolitano che ha parlato alla cultura, ecco, diciamocelo, io li voglio bene, è stato il mio capo per tanti anni, però si può ricoglionire, anch'io sono ricoglionito la mia parte, ma si può ricoglionire anche stando al Quirinale. Quindi se gli impongono di dire la parola crescita, diciamo, caro compagno Napolitano, date una svegliata, la crescita non ci serve, non la vogliamo. Ma allora questi nostri esperimenti non saranno più, guarda qua, quei zombie che vanno a fare gli africani a Treviso, certo, ecco, perché sennò saremo guardati come zombie. Facciamo diventare, siccome siamo e saremo obbligati da tutto quello che tu hai detto, non è che facciamo una scelta culturale, il mondo sarà costretto a fare così, e non solo, ma il lato drammatico di quella piccola società, le casette, il consumo zero, la cosa di cui si parlava in questi giorni, i miei amici che hanno orti, che una volta le dice, ah guarda l'orto, orti dove la roba marciva, dove gli alberi erano pieni di cachi mangiati dai merli, adesso mi dicono, però avevano la casa chiusa con l'allarme perché avevano i quadri, le argenterie, adesso dice, ci rubano la cosa dell'orto, andiamo la mattina a prendere un pomodoro, c'è più un pomodoro, più una zucchina, più una melanzana. Cioè, se si va a rubare negli orti vuol dire che la fame ci fa sentire, ma questo toglierà anche questo aspetto idilliaco, arcadico, la campagna, no, andremo nella campagna a contrastarci e competere con la patata, ma perché? Perché i nostri stipendi, mettiamocelo bene in testa, stipendi del lusso o non del lusso, sono destinati a erodersi esattamente come è avvenuto nella Repubblica di Weimar. Noi siamo in quella logica dove avere anche grandi stipendi potrebbe non servire un cazzo, e quindi tornare alla terra sarà tornare alla fonte. Io sono tanto vecchio da ricordare gli anni di guerra, perché eravamo dopo il bombardamento di Treviso, siamo andati sfollati in campagna al Castione di Belluno, e la mia famiglia rispetto ai miei parenti che erano rimasti in città, loro facevano la fame, e noi ci pareva, bambini piccolissimi, mangiavamo, avevano le galline, i conigli, il pomodoro, si barattava più i contadini, questa era l'economia della sussistenza, chi stava nella terra. Certo. Ecco. E l'idea che adesso da vecchio mi ritorno questa immagine, cioè, cazzo, io speravo che almeno mio papà diceva, vi ho messi al mondo sotto le bombe, avete la fortuna che morirete senza vederne altre bombe, adesso vediamo l'insicurezza che ci sta attorno, ecco, che ci sta attorno. Per questo io lo trovo un programma affascinante, mi piacerebbe anche farti conoscere questi miei amici di Treviso e vedere questo esperimento vostro dove avete fatto queste, perché anche nel confronto di queste esperienze può nascere qualche cosa che ci dia uno stimolo a fare politicamente, a far crescere politicamente queste, che non devono essere solo idee. E grazie.